Buongiorno, mi presento, sono Paolo Facchini ed insegno arte marziale da molti anni. 40 anni fa accedevo per la prima volta ad un dojo taoista a seguito di una profonda crisi che mi stava veramente dilaniando e lo feci su consiglio di mio fratello, il quale già praticava in quella scuola. Rammento l'emozione e anche l'entusiasmo che provai in quel momento, per la prima volta accedevo ad un dojo. Vidi l'immagine del maestro fondatore appesa in alto ed accanto un aforisma: volere, osare, sapere, tacere. Furono parole che mi attraversarono e pur non sapendolo sarebbero divenute il mantra che mi avrebbe accompagnato per più di 15 anni in quel percorso. Attraverso un duro allenamento e un condizionamento corporeo veramente peculiare, sviluppai elasticità corporea, resistenza nei combattimenti, cominciai a trovare maggiore equilibrio dal punto di vista mentale ed emotivo, necessario sia per affrontare i combattimenti, sia per affrontare tutta quella che era la metodologia propria a questa tradizione. Ebbi occasione di toccare anche l'arte calata nell'ambiente naturale, l'alta montagna, le foreste nei ritiri notturni, la pratica nelle grotte oppure bagni nei torrenti di montagna mentre si combatteva, lo studio delle armi bianche. Davvero fu un periodo intenso e nel duro lavoro anche entusiasmante. Tuttavia cominciavo a percepire verso gli ultimi anni di questo periodo un certo vuoto, una mancanza, un qualche cosa di incompleto. E fu così che volsi lo sguardo verso il Kung Fu dei monaci Shaolin. Ebbi modo di incontrare vari insegnanti autorevoli, fra i quali anche l'abate del monastero di Shaolin, il monaco Shideyang. Tuttavia, la mancanza, questo vuoto che aveva lo stesso colore, la stessa sembianza di quella crisi iniziale, continuava a manifestarsi. Mi vennero in mente allora le parole del maestro Dogen che recitano nell'aforisma: ogni cosa canta la verità senza aggiungere nulla. E la mia verità era che, nonostante tutti questi lunghi anni di duro lavoro, di dura pratica marziale, affrontata con serenità, con serietà anche e con cuore, avevo una parte in me stesso ancora sconosciuta, ero incompleto, c'era una parte che non riuscivo a toccare e che percepivo sarebbe stata fondamentale per chiudere il cerchio. Io non so se esista il caso, però accadde 20 anni fa che incontrassi Andrea Literizzi, che oggi riconosco come il maestro che stavo cercando. Andrea all'epoca insegnava un'arte marziale collegata alla ricerca interiore. Erano tecniche di combattimento marziale, che però sfociavano e si integravano in perfetta sintesi con una parte interna che compresi negli anni essere essenziale. C'era un metodo che risvegliava in me un antico principio, cioè quello della comprensione immobile, ovvero di una tecnologia interiore collegata alla meditazione, a tecniche energetiche, alla consapevolezza gestuale, che dischiudevano un universo completamente sconosciuto, ma appunto perché sconosciuto, entusiasmante, e poi compresi nel tempo che la guida mi stava portando verso qualcosa di assolutamente essenziale, quello cioè di comprendere qual era l'essenza dell'essere umano, ovvero la sua coscienza, insegnando in progressione tecnologie, modalità di sperimentazione che potevano veramente avvicinarmi a quello che stavo cercando. Questa testimonianza
La voglio donare e condividere a tutti coloro che, come me, in tanti anni hanno dedicato la loro vita ad una pratica seria, con cuore, con entusiasmo, con energia, andando oltre loro stessi nell'arte marziale. E li invito a cogliere queste indicazioni, questo suggerimento che voglio offrire. Con il maestro Andrea Literrizzi io ho trovato l'anello mancante, o se vogliamo dirla in un altro modo, nel Tao, composto da Yin e Yang, da due campi di forza, io fino ad allora, prima ancora di incontrarlo, avevo solo sperimentato una parte. Ora posso dire che il Tao, in questo cammino senza fine accanto a lui, anche la pratica marziale diventa qualcosa di maestoso che mi coinvolge continuamente, ogni giorno, che si rinnova in un forte entusiasmo, una forte volontà di procedere, di scoprire ancora. Sono ancora insegnante, insegno ai miei allievi quanto ho ricevuto in dono. E quell'aforisma dentro di me è cambiato. Non è più volere, osare, sapere e tacere, ma è volere, osare, sapere ed aiutare.